Oggi per pranzo ho preparato questo piatto, il filetto di maiale con verza e pancetta e purè. Si realizza tutto quanto contemporaneamente. Infatti, cuoceremo le patate per il purè all'interno del boccale con il cestello, filetto di maiale e la verza nella vaporiera attraverso la cottura a vapore. Quindi seguite con attenzione il video che segue. Vi do gli ingredienti per preparare il nostro filetto di maiale con verza e pancetta. Un filetto di maiale da 300 grammi circa, insaporito con paprika, sale e pepe. Come vedete, io non ho messo il pepe perché questo piatto verrà mangiato anche dalla mia bambina e non voglio usare del piccante. La paprika, infatti, ho usato paprika dolce. Quindi abbiamo detto filetto da 300 grammi, 50 grammi di pancetta a cubetti, una cipolla, poi abbiamo circa 250 grammi di verza con circa 250 ml di acqua, 400 grammi di patate, 70 ml di latte e 40 grammi di burro. La prima cosa che andiamo a fare per preparare il nostro filetto è mettere nel boccale la cipolla. Mettiamo la cipolla in pezzi molto grossolani, diciamo quattro parti, se prendete una cipolla media. Chiudiamo il tappo e andiamo ad impostare 8 secondi a velocità 5. Riapriamo il tappo e mettiamo dell'olio. Prima però di mettere dell'olio, vedo che la cipolla è arrivata su tutti i bordi del boccale, quindi con una spatola la porto verso il basso. Metto l'olio. Aggiungo anche la pancetta. E vado ad impostare la funzione rosolare per 3 minuti. Quindi funzione automatica rosolare. Abbiamo detto 3 minuti. E diamo il via. Rosolata sia pancetta che cipolla, andiamo ad aggiungere la verza ed impostiamo sempre la funzione automatica rosolare, stavolta però abbassando la temperatura a 110 e sempre per 3 minuti. La verza è rosolata, adesso diamo un minimo di cottura mettendo 3 cucchiai dell'acqua che avevamo misurato. Metto anche 4, la verza è parecchia. Chiudiamo il boccale ed impostiamo. Torniamo ai programmi normali, 5 minuti, velocità 1, reverse, 100 gradi, velocità 100 gradi, reverse, e diamo via. Terminata la cottura della nostra verza, l'abbiamo scolata mettendola nel vassoio a fondo della vaporiera che abbiamo posizionato, vedete, sopra una ciotola, in maniera tale che il liquido di cottura della verza vada a scolare all'interno della ciotola perché poi ci servirà per condire le nostre patate. Mettiamo quindi, fatto ciò, mettiamo l'acqua all'interno del boccale, mettiamo il cestello. Andiamo a mettere le patate nel cestello e le andiamo a condire con il succo
della verza con il liquido di cottura della verza. Dopodiché adagiamo il nostro filetto di maiale, andiamo a montare la vaporiera e andiamo a cuocere per circa 50 minuti, 120 gradi, velocità 1. Quindi mettiamo il coperchio, spostiamo la temperatura a 120, velocità 1 per 50 minuti. Diamo il via. Ci vediamo dopo. La cottura del filetto è terminata. Adesso con cautela andiamo ad aprire il vassoio della vaporiera. Andiamo a metterlo qui su una insalatiera, una ciotola. Andiamo a prendere le patate e a togliere dal boccale insieme al cestello e a svuotare il boccale. Svuotiamo il boccale dal liquido che è rimasto, ne è rimasto veramente poco. Rimettiamo il boccale, montiamo la farfalla. Mettiamo all'interno del boccale le patate che erano nel cestello, assieme al latte, al burro e un pizzico di sale. Un pizzico proprio minimo di sale. Andiamo a frullare 25 secondi a velocità 4. Velocità 4 per 25 secondi. Ci dice ovviamente che è caldo, andiamo al continuo. Ecco pronto anche il nostro purè. Adesso vado ad impiattare e vi faccio vedere il risultato finale. Ecco il nostro filetto ben impiattato insieme al purè e al letto di verza con pancetta, e sicuramente buonissimo. Io ho assaggiato già un pezzettino, vi assicuro che è veramente veramente morbido il filetto, grazie a questa speciale cottura al vapore. Spero la ricetta vi sia piaciuta, vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it. Vi invito anche ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, ma soprattutto vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube In Cucina con Messier. Buona cucina a tutti voi!